senso. Adesso sentiamo, signore, un momento in questo servizio di Dani Marzo, anche l'avvocato che vi ha assistito in quella circostanza. Questa è la storia di un ragazzo, si chiamava Andrea Spezza Catena, aveva 15 anni, li aveva compiuti da pochi giorni quando decise di togliersi la vita, di impiccarsi nel novembre 2012 nel salotto di casa, una sciarpa per soffocare i suoi tormenti, le sue angosce sempre più profonde. Come è arrivata a questo gesto estremo? Noi abbiamo parlato di una pagina Facebook, abbiamo parlato di una scritta sul muro, di chat, abbiamo parlato di tante cose. La pressione doveva essere effettivamente tanto. Consideri pure che era un ragazzo che si era iscritto a una competizione da svolgere la domenica, il giorno stesso del suicidio. Quindi parliamo di ragazzi molto giovani. Abbiamo tentato pure di effettuare un'autopsia psicologica, ma gli elementi in questo senso sono effettivamente tanti. Studio, famiglia e sport, vita normale di un adolescente, almeno fino a un candeggio sbagliato, fino a quel lavaggio, i jeans che finiti per errore tra i vestiti colorati si tingono di rosa. Andrea li indossa con ironia, ma è proprio in quel momento che forse è iniziata la sua fine. Andrea diventa un bersaglio, qualcuno da deridere, diventa il ragazzo dai pantaloni rosa. Il ragazzo dai pantaloni rosa è una pagina Facebook dove noi, in quei pochi shot che abbiamo raccolto, possiamo vedere delle prese in giro, delle frasi, meglio donna che uomo, piuttosto che frasi allusive di gesti sessuali. Ma per la Procura di Roma non si è trattato di bullismo, di omofobia, caso archiviato dal Tribunale Ordinario e da quello per i minori. Nessuna colpa viene attribuita alla scuola frequentata da Andrea, agli insegnanti e alla preside per omessa vigilanza, né tantomeno ai compagni di classe. Ma le perplessità rimangono. Il GIP, Tribunale Ordinario, ha parlato di bullismo, ha fatto riferimento alla scritta sul banco, ha fatto riferimento alle chat, parlando di bullismo.